Ciao ragazzi, sono Falconero e sono qua con un nuovo video dedicato al Black Friday, come da vostra richiesta, per segnalarvi le offerte più interessanti presenti su Amazon, questa volta per cui per oggetti pacchettizzati, in questa settimana ricca, ricca di sconti e offerte di ogni tipo. Ho selezionato le cose che secondo me sono più interessanti e a prezzo più vantaggioso, quindi diciamo che non c'è tutto, ma c'è quello che secondo me è più conveniente prendere in questo particolare momento. Un po' come ho fatto qualche giorno fa per le offerte su PlayStation Store e su Xbox One. Vi segnalo che l'unica differenza in questo caso è che troverete nella descrizione i link alle pagine di questi oggetti, che se usati mi garantiranno un piccolo profitto, come poi sempre succede con i link di Amazon, senza nessun sovrapprezzo però da parte vostra. Per cui se volete sostenere il canale in qualche modo, questo è un modo gratuito per farlo. Detto ciò, partirei con Shadow of the Tomb Raider, che è disponibile su PlayStation 4 e anche su Xbox One al medesimo prezzo, ovvero quasi il 50% di sconto, 51, a 37 euro. È un gioco piuttosto recente, di qualità altissima, sebbene non abbia ancora avuto modo di portarvelo qua sul canale. È un gioco che, insomma, è raro vedere giochi così recenti, così tagliati in così poco tempo, al punto che chi l'ha comprato originale al lancio si è lamentato di questo fatto. L'ho letto qualche giorno fa, però insomma, chi non ne avesse ancora approfittato potrà sicuramente farlo adesso. Poi seguo Xbox One X. Allora, questa è un qualcosa che mi chiedete spesso e non ci sono praticamente mai offerte sulle console, specialmente le ultimissime, da tech, come vedremo, ho anche una PlayStation 4 Pro da segnalarvi, ma lì è ancora peggio. Qui c'è il 24% di sconto, per cui circa 120 euro di risparmio sulla One X base. Se invece volete qualche bundle, le offerte ci sono, ma forse si risparmia un po' di meno. Nel senso, qua Forza Horizon 4, 14 giorni di Gold e Forza 7, sembrerebbe dall'immagine, anche se qui non è segnalato, a 418. Mentre con Fallout 76 sta, vabbè, questo lasciate perdere, 5 euro di sconto, non mi sembra valga la pena. Con PlayerUnknown's, questa è sempre la One X con PlayerUnknown's da 1 tera, 3,78, che qua siamo sul 24% di sconto, mentre con Tomb Raider 100 tondi tondi rispetto al prezzo ufficiale. Insomma, ci sono un po' di offerte, più di 100 euro non si riesce a tagliare. Ecco, questo è un po' il concetto delle offerte attuali. Poi abbiamo Hitman 2, che questo è uscito da poco, a 40 euro invece di 70, 43% di sconto. Credo che da qui a Natale non si troverà più in uno sconto simile, e credo che anche a Natale potrebbe non essere così scontato, che poi è quello che vi dicevo anche quando si parlava degli sconti in digitale, perché veramente è insolito uno sconto così su prodotti così recenti. Poi abbiamo la One S, questa volta la S, scontata anche questa di 100 euro. Diciamo che hanno tagliato di base di 100 euro tutti i vari tagli. La 1 tera con il Game Pass e un pad in più, quindi due pad a 200 euro invece di 300. Quella con Forza Horizon 4 a 200 invece di 300. Quella con Game Pass e Xbox Live 200. Insomma, ci sono varie tipologie. Poi insomma sta a voi vedere, però in linea di massima il guadagno sono sempre 100 euro rispetto al prezzo originale di listino. Poi abbiamo, per gli amanti del Nintendo Switch, Zelda. Allora, la roba Nintendo come sempre è scontata relativamente poco rispetto a quello che magari si vede su altre console, però 20 euro di sconto su Zelda, che è un gioco che non va mai in sconto tranne che in rarissimi periodi, sono comunque più che sufficienti per uno dei capolavori più belli di questa generazione. Poi abbiamo Spider-Man, anche qui parlando di capolavori, il 47% di sconto, 40 euro anziché 75 per un gioco di qualità enorme e tra l'altro anche piuttosto recente, per cui fatevi un favore, qualora non ve lo siate già fatto sto favore, e portatevelo a casa. Stesso discorso per God of War, anche qui 30 euro invece di 75, il 60% di sconto per un pacchettizzato è enorme. Mentre questa versione esclusiva con bonus, che è di Amazon, a 32,99, anche se ignoro che cosa contenga in più. Ah, ecco, tre scudi da poter utilizzare. Vabbè, io diciamo che dei bonus in game non sono un grande fan. Vi consiglio la versione standard, ve lo dico anche contro il mio interesse. Insomma. Poi abbiamo Detroit, 20 euro anziché 75.
non è disponibile, tristemente, ma penso ve lo faccia comprare. Sì, lo fa comprare a prescindere in questo momento a questo prezzo. Se non avete fretta e non vi interessa il digitale, dove già lo trovate a questo prezzo se non sbaglio, o era 5 euro in più, non mi ricordo nell'altro video che ho fatto se il prezzo corrispondeva o meno. Comunque, se siete interessati sicuramente ve lo ricorderete meglio di me. In questo momento è un prezzo straordinario per un gioco che secondo me è tra i migliori di questa generazione. Per mille motivi, non ascoltate chi vi dice che è una porcata, perché non è vero. Poi abbiamo Shadow of the Colossus, il remake, a 20 euro anziché 45. Qua io probabilmente ci casco, perché è un po' che lo voglio recuperare e non ho ancora avuto modo di farlo. Diciamo che la mia cosa ideale sarebbe una One X e un po' di roba che mi è sfuggita, ma appunto i prezzi sono sempre abbastanza alti. Horizon Zero Dawn, ecco qua ci avviciniamo al momento della PlayStation 4 Pro che vi segnalerò tra poco, a 30 euro anziché 60, no, anzi 50 sembrerebbe, sì, 41% di sconto, la Complete Edition che comprende anche il pacchetto di espansione The Frozen Wilds, che io non ho provato colpevolmente, lo ammetto, però so per certo che è di qualità elevatissima, per cui vi consiglio vivamente di... non è tra i miei open world preferiti, questo lo dico senza grandi remore, ne ho preferiti altri, però è innegabile che sia sicuramente un open world che merita di essere giocato. Non è secondo me all'altezza di The Witcher o di Red Dead, ma comunque sia, ha dalla sua... veste grafica notevole, buona storia, il sistema di combattimento è ottimo, ci sono una marea di cose da fare. Poi abbiamo Uncharted, l'eredità perduta. Allora, sapete che io non sono un grande fan di Uncharted come saga, non è tra le mie preferite, però l'eredità perduta è tra i miei capitoli preferiti, anzi forse il mio preferito in assoluto, forse perché non c'è Nathan, forse perché esplorano il mondo di Uncharted da una prospettiva differente. Fatto sta che mi è piaciuto tantissimo e ve lo consiglio ad occhi chiusi proprio, perché vi divertirà veramente tanto. Poi insomma, a metà prezzo non si può veramente trascurare. Poi abbiamo un altro mio insomma pezzo da 90, uno dei miei giochi preferiti, che è Persona 5, 57% di sconto, 30 euro anziché 70. Se non avete difficoltà con l'inglese, perché purtroppo è solamente in inglese, è un gioco da provare. Se amate i giochi di ruolo, se amate l'industria giapponese in quanto a game design, è uno di quei prodotti che non si possono trascurare, non si possono ignorare per mille motivi, perché rappresenta veramente tutto ciò che di bello c'è nell'industria videoludica nipponica, per cui ve lo consiglio anche questo a mani basse. Poi abbiamo, ecco, Ni No Kuni, ve l'ho segnalato in tanti modi, c'è tagliato anche qui, però ci tenevo a sottolineare questa, siccome tra di voi ci sono tanti collezionisti, so che questa potrebbe stuzzicare, anche perché ce ne sono poche. Sta a 50 euro di sconto, che non capita mai sulle collectors. È l'unica collectors che ho visto negli ultimi tempi scontata e ancora disponibile, tra l'altro, per cose un po' così cult. Fateci un pensiero, se vi interessa io ve la segnalo e date un'occhiata. Shenmue 1 e 2 in HD, 24 euro anziché 35, non è scontatissimo, però già è un prezzo bassissimo per due capolavori totali degli ultimi 30 anni, ragazzi. Cioè, devo presentarveli veramente? Penso di no. In entrambe le versioni, sia PS4 che Xbox One, il prezzo è il medesimo, per cui sapete già cosa dover fare. E restando in tema di prodotti irrinunciabili, Dragon Quest 11 a 32,99 anziché 59,99, 27 euro di sconto, 45%. Ragazzi, questo io purtroppo non l'ho portato perché le policy di Square Enix sui prodotti giapponesi sono un po' limitate. C'è un video sulla casa dei falchi se vi interessa, ma linea di massima è un capolavoro totale. Fateci un pensiero se vi piace il genere, se vi è piaciuto Dragon Quest 8 ai bei tempi, ve lo ricorderà tantissimo e forse riproverete proprio quelle sensazioni di un tempo. E arrivati alla PS4 Pro, vi dicevo, non ci sono grandi offerte, perché qua praticamente lo scontano di 20 euro, quindi 30 euro di sconto, il 7%, e vi danno, oltre alla console da 1 tera senza giochi, anche una live card da 20 euro, sempre da spendere sullo store. Non è la migliore delle offerte che si troveranno, ma è veramente difficile trovare delle offerte sulla Pro. Io non ne ho trovate di migliori al momento, per cui eventualmente fate un pensierino a questa qualora foste interessati, ma
Credo che nemmeno sotto Natale la vedremo particolarmente scontata, forse dopo che avranno annunciato la prossima PS, la PS5, visto che si vocifera tanto al riguardo, forse la vedremo scontata, ma solo a quel punto, e a quel punto sarà abbastanza inutile passare, ma di questo parleremo più avanti. Stesso discorso qua, la PlayStation 4 Pro più Spider-Man, diciamo che vi fanno risparmiare il costo di Spider-Man, ma anche poco, perché c'è il 6% di sconto. Io ve le segnalo, ma ben sapendo che non è che siano poi così convenienti, giusto perché tra di voi ci sono sempre quelli che: Falco, mi dici quando c'è la PS4 Pro scontata? Questo c'è, ragazzi, purtroppo più di questo non si trova, almeno per adesso. E chiudiamo con Assassin's Creed Odyssey in Limited Edition a 39 anziché 57, il 30% di sconto, tanto su PS4 che su One. Quella con guida strategica? No, non è scontata. La Gold con il Season Pass non è scontata. Diciamo che l'unica è quella normale. Quella con la sala di Alexios non è scontata. Piatevela standard che basta e avanza. Ragazzi, io a questo punto vi saluto. Vi invito a segnalare qui sotto eventuali offerte che trovate interessanti affinché tutta la community possa beneficiarne. Se avete bisogno di qualcosa in più, qualcosa in particolare che vi stuzzica, che vi interessa sapere, fatemelo sapere, così magari vi trovo qualcosa e ve lo segnalo, o tramite Facebook o magari in un altro video, qualora ce ne fosse modo e maniera. Per il resto, spero che il video vi sia stato utile. Vi ricordo, per correttezza, insomma, che i link che trovate in descrizione contengono il mio link, per cui acquistando da lì potete supportare il canale senza costi aggiuntivi da parte vostra, questo che sia chiaro a tutti. Detto ciò, niente ragazzi, io vi ringrazio come sempre, spero di esservi stato utile e vi do appuntamento alla prossima.